Ci accomodiamo, così iniziamo questa assemblea diocesana con la preghiera. Per la celebrazione della preghiera dell'ora media, come sempre, per quanto riguarda sia i salmi cantati sia i salmi recitati, ci dividiamo in due cori. Il primo coro sarà quello a destra, alla destra dell'arcivescovo, secondo coro a sinistra. C'è questa fila centrale, insomma, ci si regoli, chi sta verso destra, chi sta verso sinistra. Regolatevi. Ci mettiamo in piedi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre. Cantiamo l'inno tutti insieme. Signore, forza degli esseri, Dio immutabile eterno, tu segni i ritmi. L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire. Recitiamo Salmo 21 a cori alterni. Primo coro. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Secondo. Dio mio. Giorno. Non rispondo, grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono, furono salvati, sperando in te non rimasero. Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, nei secoli dei secoli. Insieme. L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire. Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte. La seconda parte del Salmo 21 sarà cantata a cori alterni. Primo, mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di basso. Secondo, le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte. I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a lui. La terza parte del Salmo 21 a cori alterni. Primo coro, lodate il Signore e voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele. Nascosto il suo volto, ma il suo grido è quasi. Sei tu la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. Ricorderanno e torneranno al Signore. Tu
tutti i confini della terra. Si prostreranno davanti tutte le famiglie. A lui solo si prostreranno quanti dormono sulla terra. Davanti a lui si curveranno quanti discendono. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia al popolo che nascerà. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Insieme, i popoli di tutta la terra si prosteranno. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e la porsi a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada, e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma spuntato il sole restò bruciata, e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda. Sulla terra si conosca la tua via, la tua salvezza in tutte le nazioni. In piedi. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che al ladrone pentito facesti la grazia di passare dalla croce alla gloria del tuo regno, ricevi l'umile confessione delle nostre colpe e nell'ora della morte apri anche a noi la porta del tuo paradiso. Che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rinnovo il benvenuto a tutti, in modo particolare un saluto carissimo al nostro padre arcivescovo, padre Franco Moscone, che oggi consegna le sue linee pastorali alla nostra comunità ecclesiale dopo l'esperienza del lockdown e durante questo tempo segnato ancora dal Covid. Mi preme salutare all'inizio anche Monsignor D'Ambrosio, Domenico, che in mezzo a noi ci dà questa gioia, così come salutiamo Monsignor Andrea Starace, nostro vicario generale emerito, e Don Stefano Mazzone, il vicario generale, al quale indegnamente succedono il compito di guidare e animare questi momenti della nostra vita diocesana, per cui sicuramente ci mancheranno i suoi cronometri, no? Per gli interventi di tutti, ma vedremo in qualche maniera di adeguarci. Ben ritrovati, cari fratelli e sorelle. La nostra arcidiocesi ha la gioia di ritrovarsi attorno al suo pastore, padre Franco, col suo presbiterio, insieme ai consacrati e alle consacrate, in questo luogo tanto speciale, tanto ricco per noi, per cui ringraziamo la comunità dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo che ci ha permesso di poter vivere proprio qui questo momento diocesano. Perché tra l'altro questo luogo, con gli spazi
di cui è dotato ci permette anche di essere più di 200 oggi. La domanda che accomuna tutti noi da un po' di giorni è come e quando ripartiamo. Un ripartire che è desiderio di tornare ad una normalità che si allontana sempre più. È anche il desiderio però di fare tesoro di quanto stiamo vivendo per ripartire in maniera rinnovata. Per questo siamo qui, per partire insieme in maniera sinodale, per darci uno stile che sia innanzitutto di corresponsabilità con tutti riguardo alla situazione sanitaria, economica e sociale, ma per tentare inoltre di intravedere il nuovo che ci viene incontro e a prendere una visione di fondo comune che ci aiuti a continuare la nostra missione di rendere la sorgente della fede accessibile ai nostri contemporanei. Per fare questo il nostro Vescovo Padre Franco ci consegna delle linee pastorali che possono stimolare, sostenere e guidare il nostro discernimento personale e comunitario. Non sono indicazioni pastorali da mettere in pratica, sono prospettive che aiutano l'ascolto della storia e del territorio e ne favoriscono una rilettura alla luce del Vangelo e del Magistero. Il desiderio più grande è che diventino abituali delle nostre comunità ecclesiali esercizi di ascolto, di discernimento e di azione intimamente connessi. Partiamo da due percezioni sociologiche che possono introdurci nell'accoglienza delle linee pastorali. La prima è quella della visione che gli altri, quando dico gli altri intendo coloro che non frequentano abitualmente le nostre comunità o le nostre proposte. Quindi la prima percezione è quella della visione che gli altri hanno delle nostre comunità ecclesiali, che vengono percepite come erogatrici di servizi pastorali o religiosi, celebrazioni, sacramenti, documenti, formazione o intrattenimento, aiuti economici, sociali, familiari. Questa percezione cosa dice di noi? Dice tutto di noi? La seconda percezione è quella legata a come noi guardiamo gli altri. Ci viene spontaneo, grazie a certe indagini sociologiche tanto in voga nel secolo scorso, distinguere le persone in praticanti e non. Ovviamente ai primi, ai praticanti, riconosciamo, a volte con poco senso critico, il titolo di credenti, mentre guardiamo i secondi, i non praticanti, con un metodico sospetto, soprattutto quando ci cercano per avere sacramenti e altri servizi. Eppure, nei 3 mesi di lockdown, tutti noi siamo diventati dei credenti non praticanti. L'unica forma di pratica che alcuni hanno potuto vivere è stata quella caritativa, non sempre percepita dalla nostra sensibilità ecclesiale all'altezza della pratica celebrativa. Alla luce di tutto ciò, siamo sicuri che la fede sia solo in chi frequenta assiduamente le nostre iniziative, in chi prende abitualmente parte alle nostre celebrazioni? Il nostro compito non è forse quello di metterci al servizio di ogni battezzato che custodisce, consapevolmente o no, la propria fede in un'esperienza personale e originale, con la stessa ospitalità incondizionata di Gesù Cristo? Probabilmente è proprio ammirando la manifestazione infinitamente diversificata della santità anonima, faccio riferimento a Papa Francesco in Gaudete et Exultate, tra coloro che ci circondano senza far parte delle nostre comunità, che la proposta di uno stile di vita cristiano e umanizzante troverà la sua forma peculiare in seno alle nostre società secolarizzate o addirittura post-secolarizzate. Dopo queste brevi battute su alcune delle percezioni che ci accompagnano, torniamo alla domanda iniziale. Ripartiamo? Non sappiamo di cosa sarà fatto il nostro futuro. Dobbiamo quindi imparare a fare i conti con le sorprese.
ad adattarci agli eventi, a lasciare emergere immagini premonitrici che parlano di un mondo nuovo e suscitano la creatività della fede. Papa Francesco dice che si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Continua Papa Francesco, senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. Convinzioni chiare e tenaci. Dobbiamo costruirle insieme, laici, sacerdoti e consacrati, a livello diocesano, a livello parrocchiale, di comunità religiose, di aggregazioni laicali, a livello di famiglie, piccole chiese domestiche. Le linee pastorali che ora riceviamo devono aiutarci a fare questo, passando inevitabilmente, e speriamo abitualmente, da esperienze di discernimento comunitario sempre più sinodali. Bene, e adesso ascoltiamo Padre Franco che ci consegna, ci presenta le linee pastorali, dopodiché faremo una pausa, piccola pausa di qualche minuto, sarà l'occasione anche magari senza assembrarci di scambiare un saluto, di scambiare qualche impressione e poi riprenderemo, ma vi darò gli orari più tardi. Intanto buonasera a tutti, benvenuti ed è veramente una gioia poter essere nuovamente insieme e in tanti, anche se a debite distanze, come si dice, di essere nuovamente in presenza. Grazie ad ognuno di voi qui presente, grazie a quanto ci ha appena detto Don Salvatore. Provo a presentare il testo Amato Gargano per continuare ad educare generando nella misericordia e questo nuovo anno pastorale. Innanzitutto vorrei dire questo, siamo dentro un viaggio. La nostra arcidiocesi è dentro un viaggio che è iniziato con la lettera pastorale del 2015, dal titolo Va ed ora in poi non peccare più, generare nella misericordia. La nostra Chiesa ha deciso allora di fare proprio il percorso avviato dal Convegno Ecclesiale di Firenze, prendendo sul serio i 5 verbi proposti dallo stesso. E in ordine i verbi sono questi: uscire, annunciare, abitare, educare, e in questo biennio 19-21 siamo dentro questo quarto verbo, educare, e infine trasfigurare. Si tratta di un percorso, o meglio di un processo pastorale, per usare una parola amata e cara a Papa Francesco. Un processo impegnativo e che necessita di tempi lunghi. Nell'Evangelii Gaudium il primo principio è il tempo è superiore allo spazio, numeri 222 seguenti. E questo principio, questo processo, a mio giudizio si poggia su almeno 2 convinzioni di base, che sintetizzo così. La prima, la pastorale non può essere di sola conservazione. Non può essere, si è sempre fatto così. Secondo, la pastorale deve essere generativa e puntare alla trasfigurazione. L'ultimo verbo, trasfigurare, non è solo quello finale di una cinquina, come se fossero 5 carte che possiamo mescolare come vogliamo.
ma è ed esprime l'obiettivo da raggiungere attraverso l'uscire, l'annunciare, l'abitare e l'educare. Nel viaggio processo i tempi si adattano al cammino, non il cammino ai tempi. È la storia che si adatta alla geografia. Già gennaio scorso, gennaio-febbraio, attraverso gli incontri del Consiglio Presbiterale e Pastorale, gli ultimi che abbiamo fatto, esprimevo la convinzione di dedicare ancora un anno al verbo educare. Educare è un verbo che non può limitarsi ad un percorso pastorale legato ad un anno, perché corrisponde all'anima della missione stessa della Chiesa, l'avevo scritto anche nella lettera pastorale, il seminatore. Ricordo il Cardinal Martini che, anticipando di buoni decenni poi il cammino di tutta la Chiesa italiana, tra la fine degli anni 80 e 90 aveva dedicato quasi un decennio attorno all'educazione, alla pastorale e al tema dell'educare. E richiamo l'affermazione di Papa Benedetto, che ha sottolineato con forza durante gli anni del suo pontificato l'emergenza educativa. In qualche modo faceva eco ad un testo di Don Giussani. Quello che dico adesso non vuole correggere Papa Benedetto, ma dire l'importanza. Ha parlato di emergenza per dire la drammaticità del momento socioculturale che vive la società occidentale, la società cosiddetta cristianizzata, ma avviata a gran velocità al post-cristianesimo. E credo che il Covid ci abbia dato una botta in questo senso. L'emergenza è una situazione destinata a passare. Non si può dire lo stesso dell'educazione. Non è destinata a passare. Per il campo educativo, soprattutto per noi, per la trasmissione della fede e dei valori, si è verificata una rivoluzione culturale. La fede è diventata un fattore privato e di valori relativizzati a opinioni o adesioni individuali, sempre opinabili e interscambiabili. Le appartenenze sono diventate multiple e a volte addirittura contraddittorie. Veramente siamo davanti ad un cambio d'epoca, l'epoca liquida, come ci ricordava Sigmund Bauman. L'educazione, quindi, non solo ha il fiato corto e in emergenza, ma va, penso, ripensata, ricostruita, con nuovi modelli, strumenti, linguaggi, tempi, eccetera. E quanto cercavo di proporre già nella lettera pastorale dell'anno scorso e che stavamo vivendo. E poi, ecco, improvvisamente arrivò e si impose il Covid-19. Evidenzio quattro aspetti vissuti nelle comunità ecclesiali da mantenere vivi e continuare ad utilizzare come talenti una volta terminata l'emergenza coronavirus, ma non quella educativa, perché non sappiamo quando, ma l'emergenza coronavirus terminerà. Ebbene, la Chiesa non è stata chiusa
ma in risultata attivissima in tutti i settori, eccellendo soprattutto in quelli sociali e caritativi. Le chiese, luoghi di culto, sono rimaste aperte, tanto fisicamente, almeno in alcuni orari i fedeli potevano fare visita e magari anche trovare qualche prete a disposizione, quanto virtualmente, essendo entrati nelle case famiglie con gli strumenti multimediali. Due, la Chiesa vive sempre le quattro dimensioni, catechesi, liturgia, coinonia e diaconia. Nessuna di queste è venuta meno nel lockdown. Si è maggiormente evidenziata, sì, la dimensione caritativa, dimostrando che quanto si celebra ed annuncia lo si vive sul serio, senza guardare a spese. L'operato delle Caritas e delle varie associazioni e movimenti caritativi hanno dimostrato con i fatti che la Chiesa cura la carne di Cristo e che veramente ha scelto di stare dalla parte dei poveri. 3. I rapporti con le istituzioni civili, soprattutto a livello locale, quasi ovunque si sono fatti più stretti. È stata riconosciuta la conoscenza che le parrocchie e le presenze religiose posseggono relativamente ai bisogni del territorio, dei cittadini e delle loro necessità. Si è stretta maggiormente un'alleanza tra amministrazioni civili, parrocchie ed enti del terzo settore. Sempre questo si è auspicato e desiderato. La situazione pandemica ha come obbligato a tale alleanza ai fini di operare. Speriamo che non si perda terminata l'emergenza del coronavirus, ripeto, non quella educativa, che non passerà mai perché non è un'emergenza, è molto di più. 4. Si è parlato a lungo, prima del coronavirus, di abitare il sesto continente, il mondo dei social. Ebbene, è stata l'occasione per abitarlo sul serio. Sono nate un'infinità di attività e presenze, non solo messe in streaming. E quasi si potrebbe parlare di una colonizzazione religiosa di internet, da non perdere. Credo che si possa affermare che nel silenzio della quarantena il sentimento religioso e la presenza della Chiesa si sono presentati porto sicuro, elementi di riflessione e stimolo a sentirsi uniti, comunità di persone che prendono coscienza della loro fragilità e precarietà. Si tratta di una categoria antropologica, ossia l'umanità unita dalla fragilità e dalla precarietà. Questa categoria antropologica è da colorare di Vangelo, mostrando quindi l'autentico volto della Chiesa, la Chiesa che si prende cura. La figura di una Chiesa madre, di una Chiesa maestra, oggi non è più in grado di farsi comprendere. Mentre diventa comprensibile, e forse anche attraente, una Chiesa di uomini in cammino, fragile con i fragili, che vive ed assume le precarietà come sfida e campo della propria missione. Due aspetti si sono particolarmente messi in rilievo e come illuminati. Primo, le tante opere di carità messe in campo in poco tempo e con effetti positivi sulla popolazione sono diventate segno forte che la Chiesa c'è e si sporca le mani.
segno apprezzatissimo dalla gente, anche dai non praticanti, che ha percepito il carattere, direi, pasquale, anche se non abbiamo vissuto il triduo pasquale in presenza. Il carattere pasquale del mettevano in comune i loro beni, Atti degli Apostoli. Questo è il primo rilievo. Il secondo, la presenza di molti laici, animatori, catechisti, insegnanti di religione, operatori del terzo settore, eccetera, che si sono impegnati sul web, anche molti di voi, con momenti di riflessione, preghiera e catechesi. È emerso un volto di Chiesa, a mio giudizio, più di popolo e meno dipendente dalla presenza sacerdotale. Una Chiesa a comunione, non tanto gerarchica, in sintonia con l'intuizione e il messaggio del Concilio Vaticano II. Alcuni punti su cui riflettere e lavorare per sviluppare allora questi talenti scoperti durante il tempo duro e della pandemia. Primo, evitare il rischio di ridurre tutta la comunicazione mediale al solo ambito liturgico e celebrativo. Avviare percorsi di formazione di cammini di fede legati a tematiche attinenti al momento che si vive, allargandolo anche ad altri settori, dalla catechesi alla carità, alla pastorale giovanile, eccetera, aggiungendo altri strumenti, per esempio percorsi di arte sacra, devozione popolare, che da noi è fortissima e che va catechizzata e rinnovata, figure di santi che da noi non mancano, eccetera. È stato stimolante vedere tanti animatori all'opera sui social, inventandosi le cose più impensabili pur di stare vicino ai loro ragazzi. Questo è educare. Sarebbe forse possibile istituzionalizzare queste iniziative, creare delle nuove figure pastorali ad hoc, evangelizzatori e comunicatori, laici, sacerdoti, religiosi, capaci di interagire secondo le procedure e i linguaggi del web? Lo spero. Permetterebbe di curare, forse in modo più attuale, il mondo dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, visto che loro sono nativi digitali, mentre noi che siamo qui no. Almeno io, Don Stefano, Don Andrea, ecco, non lo siamo. Cerchiamo di imparare a nuotare in questo oceano. L'obbligo del lockdown ha fatto riemergere la realtà della Chiesa domestica. Sperimentare la funzione di Chiesa viva nelle singole case diventate, potremmo chiamarle, cenacoli familiari. È il caso, credo, di continuare a valorizzare momenti di preghiera e catechesi, direi, dalle case e nelle case. Questo è il ruolo dei laici e delle famiglie. Là dove la famiglia residente ha imparato a radunarsi in quel periodo, potrebbe diventare possibile luogo per incontri tra famiglie. È uno stimolo. Le Caritas e le varie associazioni di impegno sociale hanno visto crescere il numero, e credo che Don Luciano me lo possa confermare, non solo dei richiedenti aiuto, di questi ce ne siamo accorti immediatamente, ma anche di persone collaboratrici, magari non direttamente praticanti, come sottolineava prima Don Salvatore, ma anche, si è trattato anche di professionisti, soprattutto del commercio, tanto al dettaglio che all'ingrosso.
Si potrebbe verificare la formazione di nuove figure di volontariato che dall'ambiente del loro lavoro e professione siano in grado di raggiungere i nuovi poveri, di coinvolgere gli operatori del settore e creare una rete di solidarietà e di inclusione capace di difendere chi si sta impoverendo e perdendo diritti oltre che lavoro. Infine, la situazione di crisi ha valorizzato la presenza e attività dei giovani che chiedono di fare il servizio civile. È un'opportunità da cogliere e mantenere, permetterebbe di avere giovani al lavoro che fanno esperienza ecclesiale, che danno senso alla loro vita con la possibilità di offrire il loro contributo in ambiti diversi, facendo capo a nostre istituzioni ecclesiali, Caritas, oratori, assistenza anziani, minori, eccetera. E qui era l'esperienza del lockdown. Vengo, perché non ho detto ancora nulla, della lettera Amato Gargano. Per il 2020 e 21 e per continuare ad educare. Pochi giorni prima dello scoppio della pandemia, il 2 febbraio, il Papa firmava l'esortazione apostolica post-sinodale Querida Amazzonia. È un testo breve, fa piacere perché a volte si esagera. È un testo che non si limita alla regione sudamericana, ma che consegna suggestioni capaci di mettere fermento evangelico, il lievito nella pasta di cui parlano gli evangelisti Matteo e Luca, entrambi al capitolo 13, mettere fermento evangelico a tutti i territori e in tutte le culture, anche, credo, nel nostro Gargano. Allora ecco il titolo, Amato Gargano, come coppia o positivo plagio della Querida Amazzonia. Ecco allora le linee pastorali per l'anno 2020-21 dal titolo Amato Gargano, per continuare ad educare generando nella misericordia. Esse ricalcano quanto preparato ed esposto per l'anno 2019 e 2020, l'attuale, integrate utilizzando i quattro sogni auspicati da Papa Francesco in Querida Amazzonia al numero 7 e poi sviluppati. Siamo chiamati quindi ad incarnare i quattro sogni nel nostro territorio e cultura garganica. Per questo oggi, più che un consegnare, per me, ecco le linee pastorali, è un riconsegnare. Le linee pastorali del 19 e 20 integrate con quanto ci viene da Querida Amazzonia e dal Papa. Ed è un ripartire rinnovati e confermati tanto dal Magistero Pontificio quanto soprattutto dall'esperienza in cui ci troviamo di tempo di pandemia. Sintetizzo ora i quattro sogni collegandoli ognuno ad una linea pastorale precisa. Devo dire che per fare sintesi di quanto già è sintesi qui, ho copiato un confratello qui presente che aveva fatto sintesi per i catechisti. Il primo sogno si chiama sociale, è un anelito sociale, è la lotta per i diritti dei più poveri.
sintesi. Ci chiede di metterci in ascolto del popolo concreto di cui noi siamo parte. E di questo popolo i primi a cui dobbiamo rivolgere con attenzione il nostro orecchio sono i poveri, gli ultimi. Essi non sono interlocutori qualsiasi, ma i principali protagonisti. Solo partendo da loro, dalla parte apparentemente più fragile e periferica, possiamo imparare a fare discernimento concreto e a stabilire l'agenda delle priorità. La voce profetica della Chiesa deve essere di indignazione per le ingiustizie sociali e di crimini. In tanti territori, anche nel nostro, a volte si va oltre l'ingiustizia e si arriva anche al crimine. Deve essere di impegno e lotta per i cambiamenti e di promozione, perché ognuno possa avere il diritto di interpretare il proprio ruolo da protagonista. Guardando alla situazione concreta del nostro ambiente garganico, ci domandiamo quali effetti sta portando la cultura della globalizzazione nelle nostre comunità cittadine? Come assicurare una globalizzazione nella solidarietà, una globalizzazione senza marginalizzazione? Quali scelte compiere perché nessuno resti escluso dai benefici e finisca per essere scartato? Come partire dalle nostre periferie geografiche ed esistenziali e dagli ultimi per cercare di renderli protagonisti? Sono domande efficaci e presenti nell'esortazione del Papa. Lottare per il sogno sociale diviene un canto di fraternità e solidarietà, uno stimolo per la cultura dell'incontro, un modo per testimoniare come il Vangelo sia carità divina che promana dal cuore di Cristo e che genera una ricerca di giustizia. Questa è la sintesi del primo sogno. Per dare respiro a questo primo sogno, credo che ci possano aiutare le suggestioni che avevo già raccolto nella lettera dell'anno scorso dal titolo Educazione alla socialità e alla diaconia del lavoro. I cristiani sono protagonisti della crescita e dello sviluppo del proprio territorio, combattendo l'individualismo e promuovendo atteggiamenti di accoglienza, equità, in consonanza con il Vangelo. Il secondo sogno è il sogno culturale, è un tema culturale, difendere la ricchezza delle nostre culture. Interpella la dimensione educativa e ci chiede di promuovere la società e il territorio garganico, coltivando una visione comune, senza sradicare sensibilità differenti, che ci sono. Ci chiede di stimolare una crescita d'insieme senza livellare le diverse identità. Ci chiede di essere promotori di percorsi fecondati dal messaggio evangelico, senza invadere spazi che non ci appartengono. Si tratta di aiutare le nostre città ad essere luoghi di incontro, di mutuo arricchimento, di fecondazioni tra opinioni e visioni plurali, evitando il rischio che si trasformino in scenari che vanno ad allungare la fila degli scartati. Si tratta quindi di privilegiare la via dello stare con, che è la via evangelica, avviando processi, lasciando che si aprano da sé degli spazi di collaborazione e condivisione, senza mettere in discussione la propria identità e confidando in quella forza salvifica del nome di Gesù che, come ricordava Don Sturzo, portiamo tutti
nascosto sul petto. Basta che stia lì sul petto e non in proclami guidati o ostentati, perché lui possa agire. A questo riguardo, per quanto riguarda il sogno culturale, penso che si possa appoggiare su quanto nella prima lettera pastorale avevo presentato dal titolo Educazione all'affettività e proposta della bellezza della famiglia. I conflitti in genere sono generati da una percezione distorta dei propri sentimenti e dei propri affetti. Spesso costituiscono un ostacolo nella ricezione del messaggio evangelico e sociale. Una visione sbagliata dell'idea dell'amore e della bellezza getta molte ombre sul nostro annuncio incentrato su Dio amore e su Gesù, il pastore buono e bello, il sentimento dell'amore e l'irresistibile bellezza. Terzo sogno, il Papa lo chiama il sogno ecologico, il soffio ecologico, il custodire gelosamente l'irresistibile bellezza. Se Dio è geloso, anche noi possiamo essere gelosi del nostro Gargano. Ci chiede questo sogno, anche alla luce dell'enciclica Laudato Si, di cui a 5 anni questo è l'anno particolarmente dedicato, di diventare custodi premurosi e generosi della nostra terra, dei nostri paesaggi, delle bellezze naturali, di tutto l'ecosistema nel quale viviamo, che abitiamo e dal quale riceviamo le risorse di sostentamento economico. Non possiamo rendere la vita migliore e sicura se non ci prendiamo cura nella maniera giusta e completa dell'ecosistema che abitiamo, vigilando sulle fonti di inquinamento in costante crescita. Per dar corpo al terzo sogno vengono riprese le pagine della lettera pastorale circa l'educazione alla legalità, a pagina 80-84, con l'aggiunta del messaggio dei vescovi della Capitanata, messaggio per la Quaresima del 2000, ma che venne immediatamente disperso e dimenticato perché il giorno seguente iniziò il lockdown. Messaggio dal titolo Per amore del nostro popolo. Non possiamo tacere. Isaia 62:1. E questo un punto focale per il nostro territorio e società, tanto civile che ecclesiale del Gargano. Educare alla legalità significa innanzitutto prendere coscienza della realtà per quella che è, senza nascondersi dietro false etichette, paure, morosità e sterili lamentele, cercando di innescare processi positivi ovunque, nelle scuole, nelle associazioni, nei gruppi di riferimento a cui si aderisce, ovviamente nelle parrocchie e cercando di portarle all'intera società civile. Il quarto sogno, l'ultimo, ispirazione ecclesiale, sogno ecclesiale, comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi.
si conferma nella certezza che se la Chiesa e il Vangelo devono continuare a incarnarsi nella nostra terra, deve risuonare sempre e nuovamente il grande annuncio missionario. L'autentica scelta per i poveri e dimenticati implica che portiamo ad essi come primo dono l'annuncio del Signore che ama e salva. Che ama e salva. Questo è il primo dono. Come far giungere questo annunzio essenziale e fondamentale agli uomini della nostra terra e del nostro tempo? È la domanda che sempre deve accompagnare la comunità cristiana, sapendo che l'annuncio del Kerygma e la testimonianza dell'amore fraterno, Kerygma è amore fraterno, costituiscono la grande sintesi dell'intero contenuto del Vangelo. Il Vangelo si sintetizza qui, nel Kerygma, Cristo crocifisso e risorto per noi, e nell'amarci gli uni gli altri come ci ha amato Lui. Annuncio e carità. La Chiesa cresce quando annuncia e ascolta. Ascolta Dio attraverso la docilità dello Spirito e ascolta l'uomo nel contesto del suo tempo. Ascoltare Dio senza ascoltare l'uomo è falso, è ideologia. La Chiesa cresce quando il suo annuncio passa attraverso l'ascolto, che riconfigura continuamente la sua identità e promuove il dialogo con le persone, con la realtà e con il territorio. Per dare ali, quindi al quarto sogno ecclesiale, credo che possano essere appropriate le riflessioni che avevo presentato nella lettera dell'anno scorso dal titolo Educazione alla missionarietà. Nella lettera i quattro sogni stanno quasi al rovescio. Il quarto è messo al primo posto, il terzo al quarto, però c'erano tutti. La missione è il carisma comune dei cristiani, certamente da riscoprire come radice evangelica del nostro operare nella Chiesa e nelle sue strutture. Secondo le parole di Gesù, i discepoli devono sempre tenere insieme l'annuncio e la missione. Andate in tutto il mondo e annunziate il Vangelo ad ogni creatura. È il mandato con cui terminano le apparizioni di Gesù e il Vangelo di Marco e con cui iniziano gli Atti degli Apostoli. O le parole di Paolo nella prima lettura di quest'oggi, se qualcuno è andato a messa o chi ha celebrato lo ricorda. Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 16, dice: annunciare il Vangelo non è per me un vanto, è una necessità che mi si impone. Non posso farne a meno. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Lo possiamo dire dell'insieme di tutta la nostra Chiesa. Sono verso la fine, c'è ancora una pagina. Terminati la presentazione di questi quattro sogni che integrano le nostre linee pastorali e le vedono con lo spirito di un sogno che non è né un incubo né un'illusione, ma è una bellezza che nasce dal cuore, allora
penso siano necessari tre esercizi per dare sostanza ai quattro sogni. Nella lettera ho sviluppato in modo particolare il primo di questi tre esercizi. Il primo, un grande esercizio di ascolto attento, non un ascolto superficiale. I quattro sogni possono essere alimentati e possono trovare la modalità per farsi strumenti di trasformazione evangelica della realtà alla sola condizione di diventare tutti capaci di ascoltare. Come ho ricordato nella lettera pastorale, ascoltare è il primo verbo ausiliare di educare. Ed è verbo ausiliare di educare in tutte e tre le sue forme, passiva, riflessiva e attiva. Cito dal Papa. Oggi è più che mai necessario entrare in un onesto ascolto delle gioie e delle fatiche di ogni membro del popolo di Dio e soprattutto di ogni giovane. Sull'ascolto la Chiesa nel suo insieme, Francesco parla, sull'ascolto la Chiesa nel suo insieme, quindi tutti partendo dal Papa, i Vescovi, eccetera, deve ancora lavorare tanto, perché troppe volte, anziché esperti di umanità, parole di Paolo VI, frase famosissima, possiamo essere considerati persone rigide e incapaci di ascolto. È una grande accusa che ci arriva sovente. Domandiamoci, un po' di vero a volte c'è. A volte c'è. Il secondo esercizio, apertura costante al dialogo. Cito subito il Papa. Il dialogo nasce dalla convinzione che nell'altro, in colui che ci sta di fronte, ci siano sempre delle risorse di natura e di grazia. È lo stile che esalta la generosità di Dio, perché riconosce che la sua presenza è in ogni cosa, e che quindi bisogna trovarla in ogni persona, avendo il coraggio di darle la parola. Perché l'amore di Dio non abbandona mai nessuno. Non dimentichiamo, dice Francesco, mai questo. Il terzo esercizio, dopo l'ascolto attento e il dialogo, che dar parola, e lo sforzo del discernimento. Cito dal Papa. Nei grandi momenti di cambiamento, siamo dentro, sono emerse persone e gruppi che hanno vissuto un vero discernimento dello Spirito. Hanno individuato vie di uscita inedite, strade nuove mai battute. Fare discernimento per garantire la prossimità con il popolo di Dio, per riformare l'economia e la finanza, per escogitare nuove forme di solidarietà e di servizi. Ho preso queste citazioni dall'introduzione che Papa Francesco ha fatto al libro che è appena uscito, di Don Rossano Sala, salesiano, che fu insieme al gesuita Giacomo Costa segretario speciale al Sinodo dei Giovani. E il testo ha questo titolo, Pastorale Giovanile 2, intorno al fuoco vivo del Sinodo, il Sinodo dei Giovani del 2018. Allora,
4 sogni, 3 esercizi. Durante quest'anno cercheremo di attivare questi 3 esercizi: ascolto, dialogo e discernimento. Cercheremo di compierlo a tutti i livelli e attraverso tutti gli strumenti. Cito i consigli da quelli parrocchiali e diocesani, a mio giudizio con particolare importanza agli incontri di vicaria, dove possiamo analizzare la geografia del nostro territorio e il nostro ambiente culturale in modo vicino e più vicino al nostro popolo e alle sue esigenze, agli uffici pastorali, alle associazioni e ai movimenti presenti in diocesi. E conto soprattutto sull'apporto del laicato, cui negli anni scorsi erano state dedicate le lettere pastorali. Per questo motivo ho pensato di affidare ad un laico, dottor Franco, la delega di delegato episcopale per il laicato e a un gruppo di laici l'ufficio diocesano per il laicato, con l'impegno di stimolare in maniera sostanziale il discernimento che sempre deve accompagnare le proposte della pastorale diocesana in vista poi delle scelte operative da compiere. È nostro dovere guardare anche alle strutture, da quelle fisiche, questa ne è una, a quelle organizzative e di sistemazione della geografia diocesana. Ho parlato di vicarie, aggiungere parrocchie, mettiamo tutto ciò che è struttura. Di sicuro ce ne sono da rinnovare, è impensabile che non sia così. Magari è difficile trovare la quadra. Ce ne sono da rinnovare, da completare, da modificare, direi addirittura da abbandonare. Le strutture non sono Vangelo, non sono parola di Dio, sono strumenti temporali, storici e fisici. Non dobbiamo temere per questo, neppure farci troppo fretta. Le strutture sono strumenti, non obiettivi da raggiungere, ancor meno sono fini da realizzare. Ricordiamoci che la frase più pericolosa in vista del futuro è questa: si è sempre fatto così. Questa è la frase più pericolosa in vista del futuro, del progresso e dell'evangelizzazione. L'unico fine è l'annuncio del Vangelo. E se le strutture lo appesantiscono o diventano controtestimonianza, dobbiamo avere il coraggio di liberarcene. La fedeltà è unicamente a Cristo e al Vangelo. Cito Marco 8:35. Marco 8:35. I 4 sogni per diventare realtà, e qui finisco, con un'ultima immagine, hanno bisogno di una palestra. Questa struttura mi sembra molto ad una palestra, ad un palazzetto dello sport. E forse Renzo Piano aveva fatto più palazzi dello sport che chiese. Ha detto lui che questa è l'unica che ha fatto e non ne farà altre. Mi sembra una palestra, ma qual è la palestra vera?
Che nome dobbiamo dare alla nostra palestra? Il nome è, e lo voglio dire chiaro e forte, è santità. Il nome della palestra è santità. Una domanda riunisce insieme i quattro sogni, allora. Quale santità genera e rende annuncio missionario la nostra Chiesa che è nell'amato Gargano? Beh, la stessa geografia del Gargano parla e si fa icona di santità. Ho provato a dirlo brevemente nel messaggio ai turisti di quest'anno e l'ho riportato nella lettera. La storia però del Gargano racconta ancora di più come la nostra Chiesa e territorio siano stati palestra di santità fin dai primi secoli e ci consegna un patrimonio di santità da custodire e sviluppare che è ricchissimo e probabilmente unico in Italia e al mondo. Nella lettera ho citato due santi fragili, per rifarmi all'aspetto del tocco antropologico scoperto nel lockdown e nella quarantena. Due santi fragili che hanno fatto della fragilità però una piattaforma d'acciaio, direi, e sono diventati giganti di fede e carità operosa. Li cito in ordine di tempo e ho finito. Il primo, San Camillo dell'Ellis, che qui ha germinato la sua santità, partendo da San Giovanni Rotondo e correndo verso Manfredonia per il Gargano. Dio è tutto, il resto è nulla. E l'altro, ovviamente, e chi ci ospita qui è San Pio da Pietrelcina. Nella sua lettera del 20 novembre 1921, una frase strepitosa: il tutto si compendia in questo. Sono divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo. Allora, fratelli e sorelle, per chiudere, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Il testo integrale della relazione di padre Franco Moscone lo trovate sul sito della diocesi, è già disponibile, quindi se lo cercate trovate già tutto il testo. E adesso facciamo come da calendario, siamo più precisi di Don Stefano, mamma mia, mi spaventa questa cosa. Facciamo 15 minuti di pausa, questi 15 minuti approfittiamo per stare un po' tra di noi o cercare i servizi per chi ne avesse bisogno. Bisogna fare qualche passo, però si trovano. Ci vediamo alle 17:15 qui di nuovo e vi chiedo già eventualmente di pensare una domanda o un contributo. Tenete conto che siete liberi di dire tutto quello che volete, l'importante è che lo dite in 60 secondi, va bene? Un minuto ciascuno perché siamo tanti, abbiamo la possibilità, avremo due break di 10 minuti per fare alcune domande. Quindi se qualcuno di voi vuole prepararsi, poi passerà un radiomicrofono. Quindi ci vediamo alle 17:15 qui in sala per iniziare puntuali. Grazie. Come abbiamo sentito dalla presentazione anche delle linee pastorali, il tempo che stiamo vivendo
ci chiede di ripensare il nostro modo abituale di essere Chiesa e di fare le cose che ci competono. Sì. Don Luigi Carbone, prego, vieni, vieni. Ecco perché abbiamo chiesto quest'anno alle aree dei vari uffici. Di consegnarci alcune riflessioni proprio rispetto alle nostre pratiche pastorali dopo il Covid. Prendiamo posto, intanto Don Nicola, il diacono, può venire già a prendere il microfono, così se qualcuno poi... In questa occasione voglio approfittare per fare gli auguri e affidare la vostra preghiera ai nostri 4 giovani diaconi che prossimamente saranno ordinati sacerdoti. Don Nicola Castriotta della Cattedrale di Manfredonia, Don Giovanni Totaro della Parrocchia Santa Maria della Luce di Mattinata, Don Danilo Martino della Parrocchia San Leonardo Abate di San Giovanni Rotondo e Don Angelo Di Tullo della Parrocchia Santa Maria del Carmine di Manfredonia. Ecco, facciamo gli auguri a questi ragazzi e anche ci impegniamo a pregare per loro. Possiamo fare anche un applauso, eh? Bene, allora ci accomodiamo e, come vi dicevo, adesso vorremmo offrire a tutte le comunità degli spunti per ripensare quelle che sono le 3 colonne del nostro agire pastorale, e cioè il celebrare, che è fonte e culmine di tutto, la carità, che non è altro che il modo di vivere concretamente quello che celebriamo, e l'annuncio, l'area dell'evangelizzazione, che è l'impegno fondamentale della comunità ecclesiale. E poi abbiamo chiesto anche al nuovo delegato episcopale per il laicato di offrirci immediatamente la prospettiva laicale, proprio perché il vescovo ha chiesto al dottor Franco Ciuffreda e al gruppo, all'equipe che lavorerà con lui e all'assistente anche di questo gruppo di lavoro, che è Don Luca Santoro, di aiutare continuamente, stimolare continuamente tutta la curia, tutti gli uffici, tutte le comunità ecclesiali a ripensare dal punto di vista laicale tutto. Quindi non è solo una questione di dividerci i compiti, perché abbiamo sempre lavorato insieme, abbiamo una grande tradizione da questo punto di vista alle spalle come diocesi, di un laicato sempre coinvolto. Però il vescovo ha chiesto che ci confrontiamo ancora di più continuamente col punto di vista laicale. Poi Franco ci dirà bene in che senso, e quindi ecco il motivo anche di questo contributo che abbiamo chiesto a Franco Ciuffreda, che tutti conoscete, perché tra l'altro, tra le altre cose, ha finito il triennio scorso il suo impegno come presidente di Azione Cattolica Diocesana. Bene, allora Don Luciano Vergura, direttore della Caritas e coordinatore dell'area della testimonianza, a nome anche degli uffici che sono presenti in quest'area, ci offre alcuni stimoli per ripensare la testimonianza nella nostra diocesi dopo l'esperienza di questi mesi. Grazie Don Luciano. Sono poche le cose che dirò, anche perché credo che il nostro arcivescovo l'abbia detto molto meglio di quanto riesco a farlo io. E
soprattutto sono state davvero profonde le riflessioni che ha condiviso con noi quest'oggi, soprattutto sul tempo che abbiamo vissuto in modo particolare, quello del lockdown, e tempo nel quale appunto la pastorale della carità o l'impegno nel servizio, diciamo, è stato il cuore pulsante dell'azione della Chiesa. Però mi piace così iniziare ricordando quello che eravamo prima che iniziasse questo tempo che abbiamo vissuto così particolare, perché credo che ci aiuti ancora di più a leggere poi quei mesi così particolari, i mesi che stiamo vivendo, e sicuramente possono aiutarci a vivere il tempo che verrà. È inutile ricordare a tutti che prima della pandemia e poi della successiva chiusura di questi mesi che abbiamo vissuto, e molto probabilmente il tempo che stiamo vivendo è un tempo ed era un tempo nel quale non possiamo nasconderci che eravamo individualisti, ripiegati su noi stessi, abituati a correre, impegnati tutti a raggiungere i nostri obiettivi, magari anche qualche volta sgomitando con gli altri. Parlo naturalmente del mondo in cui viviamo, non soltanto dei nostri ambienti. E a raggiungere le soddisfazioni personali, spinti dai modelli legati al mondo globale nel quale siamo abituati a vivere, che ci vuole tutti perfetti, che ci vuole tutti primi, che ci vuole tutti al massimo. E quindi cosa è successo poi? È successo che all'improvviso, in maniera inattesa, senza che nessuno era pronto, per questo ci siamo ritrovati tutti spaesati, frastornati, senza certezze, impauriti, con l'avvento del Covid, con l'avvento della pandemia e della successiva chiusura, ci siamo ritrovati a un certo punto soli, o al massimo con gli affetti più stabili, diciamo così, ci siamo ritrovati da soli in casa. E quella solitudine però ci ha obbligati in un certo senso a guardarci dentro, a riscoprire l'importanza di chi c'è accanto e ancor di più a ripensare alla presenza, quindi alla presenza dell'altro, come a quel qualcosa che dà valore profondo alla nostra vita, qualcosa di significativo per la nostra vita. E lo diceva anche l'arcivescovo prima, paradossalmente nelle strade deserte e silenziose del tempo del lockdown, a far rumore tra le poche cose c'era il grido dei poveri. Gli anziani soli, gli ammalati, le famiglie prive di generi di prima necessità, i migranti presenti nel nostro territorio diocesano, le persone che hanno dovuto fare i conti proprio con il virus, le persone fragili che hanno visto acutizzarsi i problemi psichici legati appunto alla chiusura, le mamme sole con bambini piccoli che magari vivevano e vivono in zone distanti dal centro abitato. Abbiamo sentito il rumore delle istituzioni messe in ginocchio da un'emergenza così grande e così improvvisa che li ha investiti e che molto spesso li ha trovati impreparati. Questo elenco di cose, sostanzialmente, sono le miriadi di telefonate che il nostro centro operativo ha dovuto gestire 24 ore su 24, vorrei dire, nei giorni più critici. Eravamo abituati a incontrare le persone, a donare loro consolazione anche con una carezza, ma il distanziamento necessario per prevenire il contagio non ci ha permesso di poterli incontrare. E per questo il telefono pululava di chiamate. Siamo stati costretti ad aumentare le linee telefoniche, a utilizzare, come si diceva, i canali social, le piccole attenzioni, anche quelle più concrete. Ricordo davvero come un momento particolare, quello nel quale con alcuni dei volontari della Caritas ci siamo dovuti recare sul pianerottolo di un condominio, dico la mia esperienza che è quella di Manfredonia, a lasciare la cena e il pranzo ad alcune famiglie, in modo particolare anziani, che non avevano nessuno
che però erano state segnalate come possibili persone a contatto con dei contagiati e quindi stavano vivendo l'isolamento fiduciario. Anche quelli sono stati gesti di attenzione e di vicinanza. È stato il tempo nelle quali, così come già citava il Vescovo prima, sono state avviate collaborazioni preziose con i comuni, con le associazioni del territorio, per attività di raccolta e di distribuzione di generi di prima necessità. Con tutte le fatiche del caso, perché non è stato semplice tante volte reperire anche i prodotti di generi alimentari di prima necessità, visto che per alcuni erano introvabili anche nei supermercati. Sono stati riorganizzati i nostri servizi già esistenti, seguendo però le misure indicate dal governo, quelle contro il contagio, appunto penso ad esempio alle nostre mense che siamo stati costretti a, tra virgolette, a chiudere o a riorganizzare con dei pasti da asporto. Si è messa in moto quindi in quei mesi una macchina della solidarietà in grado di dare risposte, come già si diceva, concrete e in brevissimo tempo. In un quadro così difficile, ma soprattutto la cosa che più è saltata agli occhi di tutti, con ottimi risultati, proprio perché si è messa in moto una grande collaborazione tra le istituzioni, in modo particolare tra la Chiesa, il Comune e le associazioni del terzo settore, e con l'impegno, è inutile che ce lo nascondiamo, di tutti. Questo davvero penso che sia stato forse, più che pensare al tempo del lockdown come un momento di fatica, di difficoltà, eccetera, credo che sia stata una parentesi felice, perché ha visto impegnato, in questo caso diciamo per sintetizzare in modo particolare Chiesa ed istituzioni, in un percorso di comune collaborazione che molto spesso diventa farraginoso e che non ci ha visto tante volte impegnati in un'unica scelta. Quel tempo, che era il tempo della fatica, il tempo difficile, il tempo nel quale poteva sembrare tutto più meno realizzabile, invece è stato il tempo nel quale queste collaborazioni si sono impiantate un po' in tutte, come si diceva già, un po' in tutti i comuni della nostra diocesi, e che sono state davvero significative e che molto spesso sono andate oltre le persone che girano attorno o al mondo Caritas o al mondo del volontariato in modo particolare. Quindi oltre alla Chiesa, alle istituzioni, alle associazioni del terzo settore, ci sono state tante donazioni generose da parte di aziende, di imprenditori, di cooperative e anche di singoli cittadini, che davvero hanno vissuto in quel momento, un momento propizio, anche per dare ragione, diciamo così, di quella fede che ci portiamo dentro, di quel servizio a cui siamo chiamati tutti come battezzati. È vero, la chiusura forzata delle chiese ci ha reso un po' tutti, come diceva prima Don Salvatore, credenti non praticanti, anche se forse nella dimensione del servizio, nella dimensione della carità, così come già sottolineava Salvatore, lì lo siamo stati molto di più. Anzi, approfitto per riflettere su questa cosa e prendiamo magari di buono da questa esperienza proprio questo. E molto spesso releghiamo la pastorale della carità o il servizio al povero a pochi facinorosi. Molto spesso ci capita di vedere per esempio che anche i nostri volontari dei Caritas sono persone un po' adulte o sono molto spesso in pochi, si lamentano sempre che non ci sono molti collaboratori nelle Caritas parrocchiali. Penso che aver riscoperto che tutti siamo in grado, tutti possiamo dare il nostro contributo, ci deve spingere a rimettere al centro davvero questa dimensione importante del primato dei poveri e del servizio per i poveri, e a riscoprirlo davvero come un percorso di fede, come una pratica di fede. Le lamentele che come parroci ci siamo sentiti dire è proprio questo, che il lockdown non ci ha permesso di essere cristiani praticanti, invece c'era la possibilità,
c'era la possibilità, così come ci racconta, diceva già il Vescovo, sia nel servizio ad extra, e ce ne sono stati tanti, credenti e non, che si sono impegnati in questo, ma anche nelle nostre case, negli ambienti nei quali potevamo vivere, che potevano essere anche il mondo del lavoro che per alcune persone, è continuato. Quindi il primato dei poveri davvero andrebbe riscoperto anche nella nostra azione pastorale, e non, ho detto, relegarlo molto spesso, come accade, alle ultime pagine pure dei nostri programmi pastorali, giusto perché ce lo dobbiamo mettere. Se c'è un primato, io penso che debba avere anche la sua giusta collocazione anche in quei programmi pastorali che ogni anno siamo chiamati a vivere. E mi confortavano tanto, soprattutto all'inizio, perché sono parole queste che il direttore della Caritas di Roma ha donato a tutti, perché rilasciò un'intervista, le parole che invece il cardinale Cardinal De Donatis, che è il vicario del Papa di Roma, disse proprio agli operatori Caritas che in quei giorni erano impegnati, e in un certo senso anche come risposta alla, tra virgolette, alla lamentela che molti cristiani facevano del fatto che non potevano vivere l'esperienza concreta dell'incontro con il Signore nell'Eucarestia. Ve le leggo perché penso che, così come hanno arricchito me, davvero possano darci il senso anche di una fede che, vissuta poi nel servizio, davvero può essere significativa. In questi giorni, diceva il Cardinal De Donatis, non potremmo nutrirci insieme del Signore nell'Eucarestia. Mi consola invece pensare che possiamo nutrire noi stessi il Signore nella persona dei più piccoli, e sono grato a tutti coloro che vivono questa dimensione e a tutti coloro che ci aiutano a farlo. A me è capitato, durante il periodo del lockdown, impegnato nella distribuzione lì a Manfredonia, di non riuscire a celebrare tutti i giorni durante i giorni feriali. Queste parole del Cardinale De Donatis mi hanno davvero accompagnato, e l'incontro con il Signore nell'Eucarestia era la carne vivente, come diceva prima il Vescovo, giustamente citando Gesù, nella carne del popolo. E approfitto anche di questa occasione per dire, con le parole anche del Cardinal De Donatis, per ringraziare quanti si sono davvero adoperati nei vari servizi, e dico questo anche a nome di tutti i parroci che si sono visti impegnati in tutte le realtà della nostra diocesi, non soltanto come Caritas diocesana, e a tutte le persone. Ce ne sono stati davvero tanti di volontari che hanno dato il loro tempo, e molto spesso hanno rischiato anche sulla propria pelle, perché non era poi così semplice uscire di casa, stare in mezzo ad altre persone, e rischiando davvero di essere contagiati, oltre il fatto che comunque hanno dovuto lasciare le loro famiglie in un periodo così particolare. Poi ringrazio quanti ci hanno sostenuto davvero in maniera generosa, attraverso le donazioni sia di genere alimentare, e questo è accaduto un po' in tutti i comuni della nostra diocesi, ma anche con delle elargizioni in denaro. E poi, credo di non averlo mai fatto pubblicamente, ringrazio per ultimo, ma non per ultimo, colui che per primo e per tutti i giorni ci ha fatto sentire, credo davvero questo a tutti, la sua vicinanza fisica e la sua riconoscenza. E chi davvero ha fatto l'esperienza del servizio in quei giorni ne aveva tanto bisogno, perché erano giornate cariche di emozione, molto spesso anche contrastanti, perché da un lato si vedeva, sentivamo la fatica del servizio che stavamo facendo, però dall'altra parte vedevamo pure questa fatica che si faceva nel chiedere. E la persona a ringraziare è il nostro arcivescovo, che davvero in quei giorni non ci ha fatto mancare mai la sua vicinanza e il suo sostegno. Grazie Padre. Anche, ho detto, anche fisicamente, forse magari non sarà riuscito a farlo con tutti, ma con noi di Manfredonia quasi tutti i giorni veniva a farci visita e a darci davvero quella pacca sulle spalle, anche se era l'unica cosa che si poteva fare, non perché non voleva fare altro. E quindi io sono straconvinto che
il periodo del lockdown sia stata una parentesi felice, non infelice, nella quale davvero abbiamo fatto un'esperienza di chiesa, un'esperienza di servizio, che se da un lato non ci ha obbligati a stare lontano dalle classiche pratiche così di fede, dal nostro incontrarci per la celebrazione in modo particolare, per la catechesi un po' meno perché si sono create altre forme, però dall'altra parte è stata una parentesi felice perché ha dato la possibilità a tutti di far risvegliare dentro di noi una pratica di fede antica, almeno quanto il Vangelo, anzi forse più del Vangelo, che ripeto è l'attenzione ai poveri e il primato dei poveri, che molto spesso detto invece dimentichiamo. E ultimissima cosa, poi mi fermo magari, un'altra seconda cosa che credo abbia caratterizzato questo tempo del lockdown sia stato il fatto che, se è vero che non ci siamo potuti incontrare e che non ci siamo potuti toccare, abbracciare, eccetera, dall'altra parte penso che avevamo bisogno di quel tempo per riscoprire quanto sia invece importante l'altro. Soprattutto per riscoprire che la felicità, chiamiamola così, è possibile ed è realizzabile solo nella misura nella quale riconosciamo l'altro. Altro che pensare in maniera individualistica alla nostra vita, pensare solo a noi stessi, alla nostra carriera, al nostro successo, a prescindere dall'altro. Papa Francesco, è stata proprio nella sua prima udienza pubblica, ce l'ha ricordato, che la strada maestra, forse l'unica strada maestra per uscire davvero dalla pandemia è la solidarietà, è l'altro, altro che, ripeto, ripiegati in noi stessi. Però io mi rendo conto, magari con la ripresa delle attività, con l'allentamento che abbiamo avuto in questi mesi, che in realtà siamo ritornati a come eravamo prima. Ricordo con insistenza tutto quello che si diceva durante il lockdown: ne usciremo cambiati, ne usciremo migliori, eccetera, eccetera. Io credo che ne siamo usciti come eravamo prima, perché a parte quella parentesi felice c'è il desiderio, diciamo così, di questa dimensione di vicinanza, di sostegno all'altro, a chi è nel bisogno, ha già ceduto di nuovo il posto a quel desiderio spasmodico che abbiamo di consolare noi stessi e di ricercare noi stessi, e che vadano bene le cose a noi stessi e non agli altri. E in questo credo che dobbiamo davvero stare molto attenti, e forse un nuovo lockdown potrebbe, ma non perché ci deve essere, ma se ci fermassimo a ripensare a cosa è significato per noi quel lockdown, forse non ci farebbe così male, se riuscissimo a mettere, ripeto, al centro l'altro e non soltanto noi stessi. E con questo dico che ci attendono, a mio parere, mesi ancora faticosi, perché poi il nostro territorio del Gargano è caratterizzato, diciamo così, dall'esperienza estiva, anche per l'aspetto, diciamo così, della povertà. Noi durante il periodo estivo, poi in tutte le realtà della nostra diocesi, vediamo un allentamento, diciamo così, delle richieste, perché il lavoro stagionale a volte permette anche a tante situazioni di fragilità del nostro territorio di riuscire a recuperare quel qualcosa per andare avanti. Adesso ritorneranno tutti, perché i lavori stagionali sono finiti, perché le fragilità continuano. Se poi proviamo ad immaginare a quello che potrà accadere alla fine dell'anno, quando, se il governo deciderà di togliere il blocco dei licenziamenti, credo che davanti a noi abbiamo un tempo nel quale davvero possiamo ritrovarci, non magari in una nuova chiusura, ma a ritrovarci davvero persone, fratelli e sorelle che vivono situazioni di fragilità come quelle di quel periodo nel quale non c'era la possibilità di lavorare a causa della chiusura. Ecco perché dico che non è superato questo tempo, e forse come Chiesa a maggior ragione dobbiamo impegnarci ora ad organizzarci per dare delle risposte, perché io credo che se è
e penso che questa sia una cosa condivisa con tutti, è che se è vero che sono diminuite le richieste di aiuto, che in quel periodo erano drasticamente aumentate, sono diminuite solo per questo, ma io credo che nei prossimi giorni, forse già a partire dai prossimi, sto pensando da, con la chiusura davvero delle attività estive, nei prossimi giorni ci saranno molte altre richieste di aiuto, proprio per tutte queste situazioni di fragilità, e come Chiesa dobbiamo attrezzarci anche a questo. Stiamo pensando insieme anche con il nostro Arcivescovo, con i fondi che la CEI ha stanziato, a parte quelli straordinari per il Covid, ma quelli per la carità, di mettere su ad esempio un percorso per sostenere i giovani, che come sappiamo tutti sono i poveri più poveri. Papa Francesco ci ha detto che i veri poveri sono i giovani, qualche anno fa, e stiamo pensando come Caritas di organizzare o di stanziare un fondo proprio per sostenere lo studio, la formazione, l'avvio al lavoro di alcuni giovani del nostro territorio, magari fino ad arrivare a sostenere anche qualche attività. E questo anche noi, voi come Caritas, vorremmo provare a farlo in collaborazione con gli altri, anche con i nostri, con gli altri uffici che si occupano appunto di pastorale giovanile, pastorale sociale del lavoro, proprio perché da questo tempo così faticoso ci siamo resi conto che si esce soltanto se ci mettiamo insieme. Quindi che ben venga quel desiderio di comunità che abbiamo sentito ancora più forte mentre non potevamo vivere la comunità, cioè quando le chiese sono state chiuse, però che sia davvero un desiderio che guarda non soltanto al soddisfacimento di un bisogno mio, ma l'incontro e lo stare con l'altro deve essere il desiderio di rafforzare il nostro stare insieme, e non perché stia meglio io. Credo che queste due cose siano le cose che tiriamo fuori da questa esperienza, e saranno le due cose sostanziali sulle quali proveremo a mettere su un programma che nei prossimi mesi ci vedrà impegnati tutti quanti. La bellezza dell'aver collaborato insieme, la bellezza dell'essere stati pronti a dare delle risposte, concrete, anche con gesti concreti di attenzione e di vicinanza, e soprattutto la ricerca, ripeto, di questo camminare insieme, che è la scommessa che Papa Francesco ci invita a mettere in pratica, altrimenti da questa pandemia, lui dice, non ne usciremo mai se non, ripeto, attraverso la solidarietà e attraverso il pensare al bene comune. Grazie Don Luciano. Allora ci prendiamo proprio due minuti soltanto per ascoltare qualche domanda, qualche input che viene da voi. Ecco il dottor Grasso. Come? Anche di meno, Giuseppe. Sì, solo dei flash, non dobbiamo fare altre relazioni, solo per dire una parola, qualcosa che ci ha colpito o qualcosa che ci crea qualche dubbio, qualche perplessità. Sì. Il lockdown ci ha fatto perdere tutte le certezze, diciamo, umane, professionali, nel nostro caso della sanità, che avevamo accumulato in decenni, e ci siamo ritrovati impreparati. Questo da un lato è stato drammatico, dall'altro però ci ha aiutato a ripensare in una prospettiva diversa al fare, ma innanzitutto all'essere. E quindi attualmente si diceva prima, si teme che torneremo come prima, che tutti dopo le grandi emergenze poi ci si ripiega su se stessi. Io spero di no. L'accoglienza e il dialogo devono portare però al discernimento, padre. E lì il problema, dove noi anche in frontiera tutti i giorni ci troviamo a avere grandi difficoltà, anzitutto di testimonianza nostra, inutile dirlo, ma soprattutto di suscitare nell'altro delle domande di senso, degli approfondimenti, perché a volte sembra che noi siamo così staccati dalla realtà pratica, e dobbiamo recuperare questo, ma dobbiamo adoperarci per farlo concretamente. Grazie Giuseppe. Dottor Grasso, qui davanti, non vi chiamo per nome perché le mascherine tra l'altro non mi aiutano, vi presentate voi. Allora, presentatevi. Io sono Rosanna. Avvicinate il microfono alla bocca, per favore. Ok. Sono Rosanna,
faccio parte del gruppo di Peschici, Padre Tonino, siamo venuti insieme qui. Allora, ho sentito dire da Padre Franco che, cioè, io vorrei sapere la differenza tra credenti non praticanti e una chiesa che non sogna e una chiesa stanca. Cioè, cosa cambia? Tra credenti non praticanti, una chiesa? La chiesa che non sogna è una chiesa stanca. Stanca, ok. Sì. Va bene, grazie. E poi un'altra cosa. Un esempio sul il tempo si adatta al cammino. Il tempo si adatta al cammino. Ok, perfetto. Grazie. Hai toccato dei punti che avevo detto quasi come slogan. Siamo stati tutti credenti non praticanti. Forse una domanda che ci dovremmo fare è se tante volte siamo praticanti non credenti. E questo lo dico per me, ma lo come invito a tutti. A volte la pratica è l'esteriorità, è il Vangelo stesso, quando ci chiama sepolcri imbiancati. Insomma, quello che si vede dall'esterno corrisponde a quello che c'è dentro. La mia pratica è veramente una pratica di fede. Quindi io andrei ancora oltre all'immagine che avevo utilizzato all'inizio nella presentazione, Don Salvatore. Non solo siamo stati tutti in quei mesi dei credenti non praticanti, ma siccome siamo praticanti, se no non saremmo qui, anche esternamente, visibilmente visibili, domandiamoci, ma la mia pratica è veramente corrisponde alla fede o è un'esteriorità? E credo che corrisponda alla fede quando realizza dei frutti. Il Vangelo è dai frutti che conoscete l'albero. Lo dice Gesù, non sono parole mie. E dove sono i frutti? Ecco, se la Chiesa è annuncio e carità, se si vedono frutti in quei due rami, allora è segno che siamo praticanti credenti, se no siamo solo dei praticanti. E allora nell'annuncio il sogno, una chiesa che non sogna più, non annuncia più, ripete le stesse cose perché si è sempre fatto così, diventa cultura nel senso di tradizionalismo. Mentre tradizione non è guardare al passato. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti. Tradizione non è guardare indietro, ma tradizione è continuare la strada da cui si proviene in avanti. Abbiamo il passato, ma la tradizione va avanti. L'annuncio. E ovviamente sulla carità penso che di non aver nulla da dire, perché quanto abbiamo vissuto e da poco fa così sottolineato Don Luciano è chiarissimo. Grazie della. Grazie. Sono Titina e ho un pallino. Come? Sento una voce dall'aldilà. Dove sta? Ah, eccola, Titina. Conoscete tutti Titina. Vai Titina. Ho detto sono Titina e ho un pallino. Il pallino dei bambini poveri. Già nel consiglio pastorale avevo detto facciamo qualcosa quest'estate per i ragazzini. Perché molti sono rimasti indietro, ne ho esperienza diretta. Allora, se insieme con la Caritas possiamo dotare i ragazzi anche di computer, potremmo anche avere uno scambio intergenerazionale, cioè i giovani avviano all'uso dello strumento. Le signore andate in pensione, molti insegnanti, li potremmo chiamare di nuovo a lavorare. Perché io credo che qualche tempo si userà di nuovo la didattica a distanza. E sono molto preoccupata perché i bambini che hanno fatto la prima quest'anno, poveri figli,
se hanno alle spalle delle mamme che devono lavorare, che non hanno potuto seguirli, se lo porteranno dietro questo debito formativo. Allora io chiamerei come comunità cristiana, siamo tanti gli insegnanti in pensione, tanti, che regaliamo un'ora, due ore, pure ogni due o tre giorni, e i giovani ad avviarli con i mezzi tecnologici. Ecco, io ci terrei tanto, eccellenza. Ho preso qualche ragazzo, ma io da sola non posso fare troppo. Grazie Titina di questa osservazione. Prima del lockdown si parlava male della cosiddetta lezione frontale, che sembrava una cosa vecchissima, no? Queste lezioni a computer e a distanza sono tutte lezioni frontali senza presenza. Quindi, ed è un disastro, ossia è il minimo possibile in situazione di estremo disagio. Io credo, provengo dal mondo della scuola, è il mio mondo, io credo che il lockdown, non l'ho detto e non l'ho scritto, ma abbia anche rivalutato la lezione frontale in modo personale, ossia farci scoprire che è fondamentale il rapporto personale nella didattica e nell'insegnamento. Sì, lo so. Chiudo perché il tempo mi è piaciuto. Sì, mi è piaciuto l'altro giorno che sono stato a Macchia, improvvisamente, perché ogni tanto mi piace andare in giro, e ho scoperto di fronte alla piazzetta della chiesa un insegnante di mattinata, magari qui presente, non lo so, probabilmente in pensione, che stava facendo ripetizione a due bambini sotto un albero all'ombra. Quella non è semplicemente lezione frontale, è veramente rapporto tra generazioni, ed è rapporto di persone, ed è il rapporto personale che fa crescere, che educa, che dà del tuo e riceve. Io penso che questo aspetto, l'anno scorso nel messaggio che ho fatto alla città, il primo messaggio alla città, di cui è stato sottolineato tanto magari il verbo rialzati, però avevo anche parlato proprio di quello alla fine, della relazione tra le generazioni, in particolare tra i nonni e i nipoti, quindi chi sta crescendo, ecco. Speriamo che le scuole non abbiano a chiudersi un'altra volta, ma se dovesse ricapitare sappiamo che tutti abbiamo questa funzione. Grazie. Bene, grazie. Allora adesso ascoltiamo Don Luigi, direttore dell'ufficio liturgico e coordinatore dell'area della celebrazione. Faccio una panoramica breve di quello che è stato fatto in quest'anno fino alla chiusura di marzo, che è un po' quello che facciamo noi dell'ufficio liturgico dell'area della celebrazione da un po' di anni a questa parte, dal 2013. L'ufficio liturgico, il responsabile è il sottoscritto che vi parla, ringrazio anche il vice direttore nominato quest'anno, Don Danilo, diacono, e ovviamente la sezione musica sacra nella persona di Don Fabio Clemente. In questi anni abbiamo oltre e dico al consueto lavoro di formazione per i ministri straordinari dell'Eucarestia, della Comunione, aiutati anche dall'Ufficio della Pastorale della Salute, prima nella persona di Padre Aldo, adesso il nuovo responsabile, nella persona del nuovo responsabile, dottor Giuseppe Grasso. Questa formazione, ripeto, per i ministri straordinari della comunione, che è triennale. Ogni tre anni noi abbiamo celebrato questo corso di formazione per i nuovi. Al contempo, tra un corso e l'altro, abbiamo sempre continuato la formazione permanente per i ministri straordinari dell'Eucarestia. Quindi non siamo rimasti inattivi, anzi forse quello che voglio dire è che
l'ufficio liturgico è silente, ma lavora, ma c'è ed è operativo. Ovviamente a tutte le celebrazioni svolte nella diocesi, soprattutto quelle episcopali, e poi alle varie celebrazioni parrocchiali, l'ufficio liturgico è sempre a disposizione, è stato sempre e lo è stato anche in questi mesi per consigli, per pareri. Ringrazio i parroci, i sacerdoti che hanno consultato l'ufficio liturgico in questi mesi, in questi anni anche. Oltre a questo, l'ufficio si preoccupa anche della formazione. Qualche anno fa, fino all'anno scorso, abbiamo formato operatori, animatori liturgici e animatori musicali, quindi operatori che gestiscono i gruppi liturgici parrocchiali. Tutto questo è cominciato anche quest'anno. Quest'anno abbiamo concluso a novembre-dicembre il corso di formazione triennale, ripeto, per i ministri straordinari della comunione. A breve, anzi approfitto di dire per dire questo, che ci sarà la istituzione dei nuovi ministri straordinari della comunione e sarà parrocchiale, quindi l'arcivescovo Padre Franco delegherà i parroci per l'istituzione nelle singole parrocchie o vicarie eventualmente. Ci siamo trovati in questa situazione della chiusura, del lockdown, e sono tanti gli stimoli, brevemente, anche perché poi ci perdiamo in troppe chiacchiere. Abbiamo avuto questo periodo particolare della pandemia, dove chiese aperte ma celebrazioni chiuse, le abbiamo celebrate solo noi preti. Cosa ci ha insegnato? Cosa ho notato io personalmente? Cosa abbiamo notato noi, insomma, dell'ufficio liturgico? Innanzitutto un pullulare di liturgisti fai da te su internet. Non ci si accontentava più della celebrazione vista in TV o in streaming. Ogni parrocchia, in maniera lodevole, ha celebrato la sua Eucaristia e i fedeli, ecco, soprattutto grazie all'ausilio di Facebook, assistevano. Un pullulare di esperti, a tal punto, udite udite, che poiché abbiamo cominciato come, non come eccezione, ma come norma usuale, a prendere la comunione sulla mano, qualcuno tuttora si rifiuta anche di fare questo, di prendere la comunione sulla mano. Diciamo, la Chiesa è anche, possiamo dire, profetica in questo. L'avevamo permesso dal 1989, la Conferenza Episcopale Italiana, ci stiamo un po' così, stiamo diventando dei teologi fai da te, non fidandoci non solo di quello che ci dice la Chiesa a livello, possiamo dire, universale, ma anche a livello regionale, Conferenza Episcopale Italiana, Conferenza Episcopale Pugliese e Diocesi. Quindi c'è stata molta confusione, tuttora purtroppo c'è molta confusione. Abbiamo però acuito il senso di partecipazione. Cosa è la partecipazione? Non è quella in TV. Concilio Vaticano II dice che è una quasi partecipazione, però al contempo ci ha fatto venire il desiderio di Eucaristia. È proprio vero, ecco, quel proverbio e quella situazione nella quale, quando si è privati di qualcosa, si sente di più la mancanza. Abbiamo sentito la mancanza di Eucaristia. Questa è una cosa bella e molto lodevole, una cosa bella. Quel giorno in cui abbiamo riaperto le chiese, la celebrazione, credo il 18 maggio, c'è stato veramente un concorso di popolo. Ma questo deve essere, permettetemi, la quotidianità, deve essere la regola, non deve essere così l'eccezione. La partecipazione, forse credo che dovremmo un po' riflettere su cosa sia la partecipazione, perché a volte cosa capita? Che qualcuno dice:
No, ma come nel periodo della chiusura, del lockdown, io vedo la messa in televisione. E dovremmo un po' riflettere su questo aspetto. La partecipazione non è la televisione, non è la radio. La partecipazione è una presenza fisica con il Signore. Ci siamo ritrovati ad essere, a celebrare da soli noi sacerdoti, vi porto la mia esperienza, come no, quelle piccole comunità di primi cristiani, con quella luce fioca accesa, ma non per questo luce fioca solitaria. Siamo stati soli, ma non isolati, grazie a Dio, attraverso i mezzi mediatici. Prima si parlava della didattica a distanza. Comunque c'è stato qualcosa, anche per la celebrazione eucaristica, comunque c'è stato qualcosa. Però attenzione, facciamo attenzione. La partecipazione è tutt'altra cosa. Ultima cosa, scusate, non so se Don Salvatore sono nei tempi, ultima cosa, i vari sussidi per la partecipazione, Quaresima, c'è stata la Pasqua, la Settimana Santa, vanno in giro tante cose su internet. Io ho consigliato ad alcuni, anche credo di aver mandato qualche email, c'è un sito dell'Ufficio Liturgico Nazionale che ha preparato dei sussidi. Ufficio Liturgico Nazionale. Noi dobbiamo un po' abituarci alla comunione. Prima si parlava di comunione, di ecclesialità. Insomma, abituiamoci non alle cose fai da te, cerchiamo di fidarci proprio dell'ecclesialità. È vero che io la penso diversamente, però camminare con la Chiesa e nella Chiesa credo che sia, credo, insomma, così ci hanno insegnato, sia la strada forse che più corrisponde alla volontà di Gesù Cristo. Ringrazio comunque tutti quanti i collaboratori e ringrazio soprattutto tutti coloro che questi mesi hanno veramente, si sono interessati di queste tematiche della liturgia e di forme alternative di partecipazione. È un'emergenza, come diceva il Vescovo prima nella sua relazione, non durerà all'infinito, l'emergenza è destinata a essere superata, prima o poi, ce lo auguriamo al più presto. Però ritorniamo alla vita quotidiana, ritorniamo a tutto quello che avevamo prima, perché non è un tesoro perso, ma forse un tesoro da riscoprire. Grazie. Grazie Don Luigi. Grazie anche a te e agli uffici della tua area per la disponibilità, ovviamente rinnovata, così come ha fatto Don Luciano per gli uffici dell'area della testimonianza. Allora, adesso ascoltiamo l'intervento di Franco Ciuffreda per il laicato e poi un altro piccolo step di domande. Stavo riflettendo sul fatto che tutto mi sarei immaginato nella mia vita, fuorché parlare nella chiesa di San Pio. Permettetemi prima di tutto di ringraziare Padre Franco per la fiducia che ha voluto riporre in me per questo nuovo servizio. Chiaramente con l'aiuto del Signore spero di essere utile a questa chiesa diocesana. Non posso negare di avere un po' di apprensione, che però chiaramente si stempera perché, come avete sentito, il lavoro non sarà un lavoro solitario, ma di equipe. In questo senso ringrazio prima di tutto Don Luca Santoro, che condividerà con me questa responsabilità, ma poi comunque sarà un lavoro condiviso con tutti i collaboratori della Curia, ma anche con altri laici che verranno aggregati su questo lavoro. Il ringraziamento più grande a Padre Franco comunque è per l'attenzione che sta rivolgendo a noi laici. Lo ha fatto con la lettera pastorale dello scorso anno, lo fa con queste linee pastorali di quest'anno. Le linee pastorali di quest'anno sono un invito forte a che noi diventiamo, noi laici, protagonisti della vita della Chiesa secondo il nostro carisma.
Questa cosa lungi dall'inorgoglirci, San Paolo appunto diceva che annunciare non è un vanto, quindi il fatto di essere responsabilizzati non ci deve far inorgoglire, ci dobbiamo sentire richiamati ancora una volta con forza dal nostro vescovo alla nostra responsabilità primaria di battezzati. Dice Padre Franco, essendo noi i principali protagonisti del tessuto della società civile, tocca a noi laici incarnare Cristo nella società civile. Ogni giorno siamo noi laici, la Chiesa in uscita, la comunità ecclesiale che si incarna nella storia del Gargano, nella vita feriale. Don Salvatore diceva ripartiamo, in realtà è chiaro che abbiamo capito che cosa intendeva, ma voglio sottolineare che in realtà la Chiesa non solo non si è fermata perché ha avuto un'organizzazione sia dal punto di vista della celebrazione che è continuata, sia dal punto di vista anche della carità, ma perché comunque la Chiesa siamo noi nel mondo. La Chiesa non si ferma perché siamo noi calati nel mondo, siamo noi che eravamo chiusi nelle nostre famiglie, ma eravamo Chiesa nelle nostre famiglie. Siamo noi che eravamo indispensabili al lavoro ed eravamo Chiesa al lavoro. Essendo noi, dice Padre Franco, i principali protagonisti nel tessuto della società civile, siamo noi la Chiesa che si fa carne, la Chiesa che si fa occhi per guardare, orecchi per ascoltare, braccia per accogliere, bocca per annunciare, gambe per raggiungere i luoghi e le persone più lontane. Grazie dunque Padre Franco per averci richiamato alle nostre responsabilità di laici battezzati. È un invito forte nel contempo a voi, cari fratelli sacerdoti, a far crescere nelle vostre comunità laici missionari. Se mi permettete, vorrei parafrasare quanto scritto da Paolo VI nell'Evangeli Nunzianti al numero 70. Il compito primario e immediato di noi laici non è l'istituzione o lo sviluppo della Chiesa ecclesiale, della comunità ecclesiale. Il campo proprio della nostra attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, dell'economia, della cultura, delle scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti delle comunicazioni sociali, l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Questo vuol dire che la comunità, oltre che di laici, catechisti, lettori, coristi, accoliti, ha bisogno ancora di più di laici educati a vivere da cristiani nel mondo. Gioite sì allora, cari parroci, quando avete numerosi collaboratori laici, ripeto, catechisti, lettori, coristi, accoliti, ma soprattutto, cari parroci, dovete gioire con la vostra, ma soprattutto quando dovete gioire, cari parroci, quando con la vostra opera di educatori fate crescere laici che diventano missionari di Cristo nella politica, nell'economia, nella famiglia, nella scuola, nelle fabbriche. Bisogna però che tutti, laici e presbiteri, apriamo un po' i nostri orizzonti per immaginare una comunità composta non solo dai cosiddetti operatori pastorali, dai cosiddetti vicini, lo abbiamo già detto anche prima, ma anche da tanti altri laici battezzati che magari per tante vicissitudini hanno una frequenza più rara della comunità. Penso alle mamme che sono occupate tutta la settimana con i figli, ai figli che assistono i genitori anziani, ai lavoratori pendolari che rientrano nei nostri paesi tutti i giorni a tarda ora, a chi è imprenditore e non ha orari, a chi fa turni di lavoro massacranti. Dobbiamo lavorare perché anche tutti questi battezzati diventino protagonisti di una nuova evangelizzazione. Le comunità devono trovare il modo per aiutare tutti i laici a fare discernimento nella propria vita, a scegliere tra il bene e il male il bene, ad essere missionari di Cristo risorto nel silenzio e nell'anonimato della vita quotidiana, a imparare a leggere i segni della sua presenza nella storia di ogni giorno.
Un aiuto fondamentale può venire da voi, cari fratelli sacerdoti. Vi chiediamo di aiutarci, o meglio, di educarci a fare discernimento, di spronarci, di incoraggiarci, di indicarci la via e anche di rimproverarci e di correggerci se necessario. Vi chiediamo un'attenzione particolare proprio per i battezzati che sono meno avvezzi a stare in comunità tanto tempo. Specialmente loro, spesso, sono i lavoratori chiamati dal Signore a lavorare nei campi più aridi e quindi più di altri hanno bisogno di sostegno. Penso ancora una volta a chi è impegnato in politica, a chi lavora in ambienti scristianizzati, a chi è imprenditore e deve confrontarsi ogni giorno con le illegalità dei concorrenti, a chi combatte ogni giorno contro la criminalità organizzata. Tutte persone spesso altamente competenti nelle cose del mondo e quindi spesso le più adatte ad incarnare il Vangelo nel mondo. Se è vero questo, bisogna d'altra parte, scrive Padre Franco e lo leggerete nelle linee, che i laici non siano solo destinatari dei progetti pastorali delle parrocchie, ma che diventino protagonisti anche nella fase della progettazione delle proposte della comunità. I laici devono essere considerati i punti prospettici da cui osservare la storia e scegliere i cammini da intraprendere. Permettetemi di risottolineare, devono essere considerati i punti prospettici da cui osservare la storia e scegliere i cammini da intraprendere. È quasi una rivoluzione copernicana quello che il nostro vescovo sta chiedendo alle nostre comunità. Ascoltare la vita, le esperienze, le competenze dei laici e da qui decidere in che direzione deve andare tutta la comunità nella sua opera di evangelizzazione. Una rivoluzione forse per i sacerdoti, ai quali è richiesto di tenere in maggiore considerazione le competenze sul mondo da parte dei laici, ma una grande responsabilità data a noi laici, che veniamo chiamati a sentirci non solo responsabili della nostra vita, ma anche quella di tutta la comunità cristiana alla quale apparteniamo, di tutta quella porzione del popolo di Dio con cui condividiamo la fede. Proprio quest'ultimo punto mi porta a richiamare l'importanza delle aggregazioni laicali per la crescita dei laici e delle loro comunità. Mettersi insieme, associarsi per condividere la bellezza e la fatica del camminare dentro la Chiesa e nel mondo, risponde in modo preciso ad un bisogno umano ed ecclesiale. Le aggregazioni laicali rappresentano una forma privilegiata, è un segno significativo di essere convocati alla salvezza come popolo e non come fedeli isolati. Le aggregazioni educano a sentirsi parte del popolo di Dio anche quando si vive da soli la ferialità della vita. Inoltre, nella Christi Fidelis Laici, Si dice questo, che per incidere culturalmente in alcuni ambienti, per trasformarli, c'è bisogno dell'opera di un soggetto sociale, di un gruppo, di una comunità, di un'associazione, di un movimento. Nelle nostre diocesi, infatti, ci sono esempi di associazioni di laici che sono protagoniste nella vita ecclesiale e civile del loro quartiere e della loro città. Invito le comunità, ed anche in questo caso i presbiteri, a tenere in grande considerazione le aggregazioni laicali secondo il loro carisma, a tenere in considerazione il grande contributo che possono dare ad una chiesa missionaria. Un'aggregazione laicale che chiude i battenti in una comunità parrocchiale, in un quartiere o in un ambiente è una luce che si spegne, un angolo di comunità e di società civile che resta al buio. Nello stesso tempo invito le aggregazioni laicali ad essere sempre segno di comunione e di missione,
La consulta delle aggregazioni laicali sarà di stimolo alla crescita di queste due caratteristiche fondamentali di ogni aggregazione, nel rispetto del carisma proprio di ciascuna di esse. Concludo. Carissimi fratelli laici, nel nostro percorso di fede non dobbiamo aspirare, scusate l'espressione, a salire sul presbiterio, a diventare presbiteri di serie B, brutte copie dei nostri parroci. Ci sono le belle copie e vanno benissimo. Dobbiamo aspirare a diventare laici di serie A, cioè laici incarnati nel mondo, piccolo o grande, nel quale viviamo, testimoni nella ferialità dell'amore del Padre. Il più bel regalo che potremo fare al nostro amato Gargano è una molteplicità di genitori santi, di operai, impiegati, pescatori santi, di commercianti, di imprenditori santi, di politici santi, che non compariranno mai in nessun calendario, ma i cui nomi resteranno scritti in perituri nei cuori di chi li avrà incontrati e nel cuore del Signore. Grazie. Grazie Franco, grazie di cuore. Facciamo un buon augurio anche a Franco e a tutta la commissione, all'equipe che lavorerà con lui, a Don Luca Santoro che è l'assistente di questo gruppo di lavoro. Bene, adesso abbiamo 2 minuti per 2 domande, 1 minuto per ogni domanda. Presentatevi, Peppe. Sono Peppe Santa Maria della Pietà, Cagnano Varano. Grazie Padre Franco, finalmente un laico condivide tutto ciò che Franco ha detto nella sua esposizione. Io nel mio piccolo e nella mia comunità già sto operando in tal senso. Che sia la volta buona, grazie. Sì, lì in fondo, intanto volevo approfittare per dire un grazie alla memoria dei nostri vescovi che ci hanno preceduti, dei sacerdoti e di tutti coloro che, tanti laici anche delle varie aggregazioni laicali, che hanno lavorato perché oggi potessimo arrivare qui, perché il laicato per fortuna nella nostra diocesi è stata davvero un'attenzione continua, costante, la formazione soprattutto ai laici. Questo passaggio ulteriore che viviamo in questo momento lo dobbiamo davvero grazie ai quanti, non voglio dire, per ricordare le ultime lettere, l'ultima lettera pastorale di Monsignor Castore era proprio ai laici: anche voi andate a lavorare nella vigna del Signore. E quindi oggi raccogliamo i frutti di questo lavoro che diventa anche la semina per il futuro. Prego, presentatevi. Sono Lucia, faccio parte della parrocchia del Santissimo Redentore di Manfredonia. Allora, già il discorso che ha fatto Padre Franco mi aveva stimolato, ma quello che ha detto Francesco Franco Ciuffreda mi ha stimolato ancora di più a fare questa domanda. Lei nel secondo sogno, quello culturale, in cui ci chiama ad essere promotori della ricchezza culturale del nostro territorio, ci chiede anche di essere promotori di percorsi fecondati dal Vangelo, però senza invadere spazi che non ci appartengono. Allora mi sono chiesta, ma ci sono degli spazi che non ci appartengono? Quali sono questi spazi che non ci appartengono? Spazi che non ci appartengono. Io credo che, forse non l'ho espresso bene, non dobbiamo far diventare gli spazi come proprietà nostra, ma entrare dentro riconoscendo che ogni spazio, quello culturale, quello politico, quello imprenditoriale, quello del mondo del lavoro, quello della scuola, è uno spazio di tutti, però noi possiamo mettere il sale e il lievito del Vangelo. E rimarrà spazio di tutti, anche per i praticanti non credenti e i credenti non praticanti. In una società pluriculturale in continuo cambiamento come è la nostra, è importante che noi rimaniamo noi stessi senza appropriarci di spazi, ma essendo autentici, e daremo agli spazi che non sono nostri il gusto, il sapore, il colore del Vangelo. Questo è quello che volevo fondamentalmente dire. Non so se ho risposto. Bene, al volo l'ultima domanda.
C'è? Non c'è. Benissimo, l'ultima domanda sarà quella che eventualmente vorrete o potrete comunque inviare, mandare a noi degli uffici, al vescovo direttamente, a noi degli uffici, con i sacerdoti. Cioè, oggi abbiamo cominciato a farci le domande e a farcele insieme queste domande, perché le domande debbono arricchire la ricerca di tutti e le risposte che arriveranno, soprattutto quelle fatte di cose pratiche, di azioni, di scelte, anche scelte controcorrente, ce lo siamo detti in tanti modi oggi, devono diventare patrimonio comune, far girare le idee. Prima Titina, alzandosi, ha raccontato una cosa che magari ha fatto venire a molti l'idea: ah, si può fare questo, non ci avevo pensato, no? Oppure a qualcuno, qualche insegnante in pensione, ha fatto venire la voglia di dire: mi posso mettere anch'io, no? Posso condividere anch'io il mio tempo. Questa deve essere la forza, l'abbiamo sentito dal nostro vescovo, la forza della nostra comunità ecclesiale, il fatto di condividere le domande, di condividere i sogni, di condividere le risposte e di condividere anche i fallimenti, perché voglio dire, una chiesa che sbaglia somiglia molto alla chiesa di Gesù. I suoi apostoli, i suoi primi discepoli, le prime comunità ne hanno fatti di errori, da quegli errori hanno imparato e hanno ricordato soprattutto che la vera forza resta sempre soltanto Gesù Cristo e la fede in Lui. Per cui ecco, è bello che quest'ultima domanda non c'è stata, perché ci rimanda al continuare a condividere questa domanda. Allora io chiudo gli interventi delle aree con l'area dell'annuncio e poi andiamo alla conclusione anche con la preghiera. L'area dell'evangelizzazione. L'annuncio del Vangelo è il fine primario della Chiesa ed è innanzitutto un atteggiamento del cuore. Detto questo, si può dire che tutto è annuncio. Anche la liturgia e la carità sono sempre annuncio. Se è un atteggiamento del cuore, allora vuol dire che è una questione di stile che deve corrispondere a quello di Gesù. Ciò ha bisogno della formazione attraverso un discernimento condiviso su tre prospettive, una visione tripolare aperta sul futuro. La prima: che cosa ci chiede il Vangelo oggi? Seconda: cosa succede nel mondo? Cosa sta succedendo nel mondo? Terza: come ci presentiamo come Chiesa? Queste tre prospettive devono interrogarsi vicendevolmente, mai l'una senza le altre. Alla luce di quello che stiamo vivendo, possiamo consegnarci delle piccole sfide. La prima, forse la più grande di tutte, la famiglia, non è innanzitutto la destinataria delle nostre iniziative di animazione e di formazione o di concessione di qualche compito sostitutivo. Pensate al catechismo durante il periodo del lockdown, catechismo fatto a casa. La famiglia è una risorsa da attivare. Quanta fede abbiamo potuto contemplare nelle nostre famiglie durante questo tempo del lockdown? Nelle nonne, nelle mamme, nei papà. Seconda sfida, i giovani. È vero che chiedono di essere ospitati, di essere accompagnati, ma soprattutto ci chiedono di farci noi ospiti delle loro storie, delle loro prospettive, dei loro modi di vedere il mondo. E così ci aiutano a scardinare le nostre visioni e convinzioni che, dobbiamo ammettere, forse sono un po' inadeguate. I fratelli migranti e la cooperazione con le altre chiese allargano gli orizzonti e ci allenano alla fraternità mondiale. I bambini e i ragazzi che si aspettano relazioni personali e cammini personalizzati su ogni dimensione della loro vita. Basta col solo cognitivo, solo test. I nostri bambini, i nostri ragazzi ci chiedono che nel fare catechesi, nel vivere con loro il catechismo, attiviamo tutte le dimensioni della loro esistenza. L'altra sfida è la comunità e con essa la fraternità, che, come diceva Don Luciano, abbiamo scoperto essere una grande chance offerta a chiunque cerchi un'isola di accoglienza in un mare di indifferenza, per citare Papa Francesco. E infine la cultura, l'arte e lo sport come occasioni di confronto secondo parametri che, pur
non decidendoli noi, a proposito di quegli spazi che non dobbiamo occupare come proprietari, possiamo però condividerli per un arricchimento reciproco. Quelle sfide fanno riferimento a tutti gli uffici che stanno nell'area della evangelizzazione. Sono solo degli input, solo delle sfide che, come vi dicevo, tengono aperto il confronto. Allora ci auguriamo un buon cammino alla luce di quello che ci ha detto il Vescovo, un buon cammino di discernimento. Gli uffici della Curia restano a disposizione di tutte le comunità, di tutte le comunità, e anche dei singoli laici, anche se non voglio immaginarli da soli, ma sempre con la comunità, con il parroco. Però magari può succedere qualsiasi tipo di situazione, lo sappiamo, siamo a disposizione, perché se il Vangelo vi chiama a qualcosa di nuovo, di straordinario e anche di controcorrente, in un ambiente lontano, tra virgolette, dalla comunità cristiana, dalle attenzioni che una comunità riesce a dare, ben, potete contare sugli uffici della Curia, sulle persone che in qualche maniera collaborano con il Vescovo, perché davvero la nostra Chiesa non smetta mai di fare quello che è essenziale, annunciare il Vangelo, in tutti i modi e se necessario anche con le parole. Bene, grazie e... Grazie veramente a tutti, alle testimonianze che sono state date, grazie ai fratelli Cappuccini che ci hanno ospitato e ci hanno messo a disposizione questa chiesa di San Pio per questa nostra prima assemblea in ripartenza e in presenza. Grazie a chi ha preparato insomma questi momenti e gli interventi, a chi ha fatto le domande, a chi le ha tenute nel cuore e a chi le manderà. Grazie a chi preparerà e ci aiuterà adesso al momento di preghiera. Ci mettiamo in piedi come prima celebriamo la liturgia delle ore, celebriamo il Vespro. La stola. Bravo Don Luciano. La carità è una forma di liturgia. Cantiamo l'inno e cantiamo il secondo salmo. Poi canteremo ovviamente il Magnificat, il Padre Nostro e la Salve Regina. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei
Grande è il Signore nostro Dio sopra tutti gli dèi. Salmo 134, a cori alterni. Primo coro, lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Secondo. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grande è il Signore nostro Dio, sopra tutti gli dèi. Casa di Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome, cantiamo a cori alterni. Signore, il tuo nome è per sempre, Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. Signore, guida il suo popolo, Signore, pietà dei suoi servi. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani del uomo. Secondo, hanno bocca e non parlano, hanno le genti verranno ad adorarti, Signore, il cantico tutti insieme. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Tu
Giuste e veraci le tue vie, Re della gente. Chi non temerà il tuo nome? Chi non ti glorificherà, o Signore? Tu solo sei santo. Tutte le genti verranno a te, Signore. Davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Cristo ci ama e ci ha liberati con il suo sangue. Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue. Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio. Ci ha liberati con il suo sangue. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue. Piedi. Il Signore ha soccorso i Suoi figli ricordando il Suo amore. Insieme il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Soccorso i suoi figli ricordando il suo amore. Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella le nostre colpe. Donaci il perdono e la pace. Tu che per bocca dell'Apostolo hai detto,
dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia. Lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà. Abbiamo molto peccato, Signore, ma confessiamo la tua misericordia senza limiti. Convertici e la nostra vita sarà trasformata. Preserva il tuo popolo dall'infedeltà all'alleanza. Perché goda sempre i favori della tua amicizia. Hai aperto il paradiso al ladrone pentito. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti. E cantiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, che ci hai donato il tuo unico figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che vivendo in comunione con le sue sofferenze partecipiamo un giorno alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Salve. Grazie veramente a tutti, vorrei salutare ognuno di persona, ma devo scappare alla chiesa madre perché c'è un altro convegno in corso a cui dovrei fare almeno un saluto. Grazie a tutti, un grazie particolare lo voglio dire poi a Massimiliano che non solo ha suonato ma che mi ha fatto anche dono del suo libro nato in tempo di pandemia chiedendomi di fargli anche l'introduzione e quindi è stata un'ottima occasione per leggere e per imparare qualche cosa. Il titolo è Adesso più che mai e credo che adesso più che mai ecco, ci dobbiamo impegnare a ripartire e a rinascere e a sognare e a far sognare la nostra Chiesa locale. Una buona serata. Allora.